Ciao ragazzi, sono Keiko Chan. Sono qui perché volevo parlarvi di una cosa, ovvero degli spoiler. Nel senso che ormai siamo a livelli assurdi con lo spoiler. In che senso? Allora, che di qualsiasi cosa parli, praticamente ti viene subito detto: ah, spoiler, 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 qualsiasi cosa. E allora tu non sai più che cosa dire, addirittura una ragazza. Stavamo parlando di Dragon Ball. È praticamente la scena in cui Vegeta si sacrifica salvando tutti, autodistruggendosi con il Majin Buu. Ricorderete la scena straziante in cui Vegeta abbraccia per la prima volta Trunks, poi stordisce sia lui che Goten. E praticamente il link che era stato fatto, non, mi sembra, dalla mia pagina. Era proprio la frase che Vegeta dice, pensa, mi mancherebbe una cosa, non mi ricordo bene la frase, scusate. E praticamente finiva qui. E poi ho cominciato a parlare con un po' di fan su Facebook, abbiamo detto la scena più toccante, Vegeta insomma si sacrifica per gli altri, fa qualcosa per gli altri invece che per se stesso, insomma tutte queste cose qui. E mentre stavo parlando, si è intromessa anche una ragazza, però noi parlavamo tranquille, poi insomma abbiamo detto sarà davvero una morte degna del principe dei Saiyan, insomma, così. E questa ragazza che fa, no, non fatemi spoiler! Praticamente sono rimasta tipo buona 2 minuti così, perché non credevo di aver letto bene, cioè dico, non è possibile. E invece era proprio così, cioè, questa ragazza per lei, questo era spoiler. E io le ho detto, come fai a dire che è spoiler addirittura Dragon Ball, cioè per favore proprio? E lei ha detto, sì, è spoiler, io lo sto guardando adesso. Ho detto, senti, anche mia cugina che ha 8 anni, se io gli parlo di Dragon Ball e le cose che sono successe in Dragon Ball, le sa. Perché comunque non è che Dragon Ball sia poi tanto questo spoiler, perché altro succedono tutti ogni 10 minuti. Scusate. Cioè, che spoiler è? Addirittura Dragon Ball. Ormai non puoi parlare di nulla, di nessun, neanche di un manga molto vecchio, di un anime molto vecchio, perché ti dicono subito spoiler. Così io ad esempio, che ne so, se io un manga o un anime lo sto iniziando a seguire adesso, ad esempio Bleach, come sapete io sono al numero 7, cioè ho letto fino al numero 7. Quando vedo i link su Bleach, sinceramente non li leggo, li sorpasso proprio perché anche se comunque non conosco i personaggi che vengono menzionati, magari però mentre sto guardando l'anime mi viene in mente, allora dico che cacchio so che succede, allora non li leggo proprio. E poi, specialmente se un manga è o famosissimo o comunque molto vecchio e tu lo stai seguendo adesso, non devi leggere niente, non leggere nulla. Perché è normale che poi ci sarà lo spoiler, non può non esserci lo spoiler in un manga di 25 anni fa, cioè non esageriamo, è come se parliamo di Renzi la strega e uno dice ah questo è spoiler, fio mio, e namo su. Praticamente io non capisco la gente, non lo guardo, non lo leggere, io non leggo nulla, non leggo nulla di Bleach, in modo che non scopro niente, non lo voglio sapere, voglio seguirlo, sì è vero un po' in ritardo, però voglio seguirlo per fatti miei, cioè vado tranquilla, piano piano, prima o poi lo vedo tutto. Infatti non vedo video di Bleach, non vedo, non leggo note di Bleach o qualsiasi altro anime mi interessa, comunque io lo evito, evito proprio di leggere. Invece queste persone sembra che se lo cercano lo spoiler. Quando tu vedi una nota, ad esempio che ne so, parliamo, che ne so, di che manga anime, vabbè, giusto Naruto, perché io posso parlare comunque, oppure un altro anime manga in corso. Se tu vedi che la nota, ad esempio, magari non è spoiler, perché sono quelle note con solo una frase carina e va, non leggere i commenti, perché se tu leggi i commenti è normale che poi esce lo spoiler, o no? Cioè, è una cosa più che logica che esce lo spoiler, perché se per esempio ti dico. Per esempio, vabbè, dico, dove è arrivato il manga a me, perché ho la seconda edizione di Naruto, quella russa. Nel manga siamo arrivati alla morte di Itachi e quando Madara racconta tutto a Sasuke, dice tutto, guarda, questo è Sasuke, vabbè, gli racconta la vera storia di Itachi. Se per esempio faccio un link dove Madara dice, che ne so, ha sacrificato tutto per
te, insomma, quella frase lunga e bella, tu non leggere i commenti, perché se io ho scritto quella frase, evidentemente so anche quello che succede dopo, cioè che per esempio Sasuke vuole attaccare Konoha. Magari tu non lo sai e poi dici, spoiler, ma chi l'ha letta fa la nota, è normale che se uno scrive questa frase, io so quello che è successo dopo. E tutti spoiler, spoiler, spoiler. Allora, o non leggete niente, non guardate nulla, oppure non vi lamentate, ma qui siamo a livelli davvero assurdi, come ripeto, anche di Dragon Ball, quando mi hanno detto spoiler, cioè è stata la prima persona, veramente la prima, a dirmi non farmi spoiler su Dragon Ball, sono rimasta veramente scioccata da questa cosa, perché per quanto sia di Dragon Ball, anche se una non l'ha guardato, sai quello che è successo, perché Dragon Ball è stato talmente famoso, e lo è tuttora, che tutti sanno quello che è successo in Dragon Ball, non puoi dirmi non farmi spoiler. E vabbè. Poi, cioè siamo a livelli veramente strani, tipo se magari dici anche una cosa che è successa non in Naruto Shippuden ma nella prima serie, anche quella per loro è spoiler. Quindi se tutto è spoiler, una come fa a parlare con altre persone di Naruto o di qualsiasi altro manga anime in giro? Non puoi pretendere che ora allora non bisogna parlarne proprio, perché per esempio quando parlo con certe persone ho detto guarda, è spoiler finché il manga non è arrivato in Italia. Per esempio, io sto leggendo le scan, l'edizione giapponese, quindi se io vado oltre, cioè se io racconto l'ultimo capitolo uscito in Giappone, quello è spoiler per molti, perché molti non seguono le scan. Non le seguivo nemmeno io, ma stanca di spoiler ho dovuto farlo. Come sapete, in un giorno le ho lette tutte, quindi vabbè. E quindi infatti mi sono informata anche dove è arrivato il manga in Italia, perché io, come ripeto, ho l'edizione rossa che siamo al numero 43, l'edizione nera è al numero 51, mi sembra, e è un po' più avanti. Però ci sono delle persone che hanno il mio, quindi io per esempio prendo come meta il mio numero, il numero 43. Perché non posso prendere in considerazione l'edizione Gold, che è ancora alla prima serie di Naruto. Come fai? Normale che una si deve anche regolare, no? Però tanto è sempre spoiler per la gente, quindi io non so proprio come una deve fare. Cioè, se fai le note è spoiler, se non fai le note non le fai. Non so come mi devo regolare quando devo fare le note, perché per qualsiasi cosa tu dici è sempre spoiler per la gente, ma anche le cavolate, come ad esempio una mia admin aveva messo una semplicissima frase che non svelava nulla di Kuro Shitsuji 2, cioè la cavolata fangorrista proprio, vabbè. Aveva scritto praticamente una frase semplice di un episodio, però era una frase che non ti svelava nulla, era una semplice battuta, non ricordo. E tutti a criticarla, alla fine lei ha risposto: sentite, io non sto svelando niente, è una semplice frase che non dice nulla della trama, non dice nulla di quello magari che succede o è. Perché vi lamentate? Ormai qualsiasi cosa per voi è spoiler. Pure se scrivi, che ne so, Alois, due punti, aperte virgolette, Claude, voglio andare a fare la cacca, per voi anche quello è spoiler. Ma è vero, ragazzi, io ci scherzo, ma è proprio così. Vorrei sapere se anche voi vi trovate nelle mie stesse condizioni perché anche voi, magari qualcuno di voi ha una pagina su Facebook, magari fai video come me e qualsiasi cosa dice è spoiler magari per qualcuno, o qualsiasi cosa scrive o condivide è sempre spoiler. Io comunque non so, no, io non credo di essere superiore agli altri, però nella mia intelligenza, quando vedo, pensate che ancora tuttora, quando vedo i link di Naruto, dico Dio spoiler, poi dico che deficiente l'ho letto. Perché diviene spontaneo, perché ho cominciato da poco a leggere scan. Però quando vedo link su un manga, un anime che mi interessano, io no, non le leggo. Se non sono sicura di essere arrivata al punto, che ne so, all'ultima scan, per dire, però tanto non le leggo solo quelle di Naruto. Però dato che io so, come ripeto, di Bleach, che lo sto seguendo, io sono molto indietro, infatti bisogna ricominciare a vedere l'anime, praticamente non le leggo, io salto la nota, magari vedo l'immagine, che ne so, però certe volte spoiler pure quella, quindi non la leggo, non la vedo, non faccio niente. Vado avanti e basta. È così difficile farlo. Cioè, se vedete una nota di Naruto o una nota di Bleach, di One Piece, di che cacchio ne so, di Sailor Moon del manga, anche quelle non leggo io.
Non le guardate, saltatele semplicemente e passate un'altra, invece di stare lì a scrivere spoiler, spoiler. Che cacchio l'hai letta fa? Se tu sai che in Naruto sei molto indietro, non leggere le note, perché la gente, la maggior parte, ha l'edizione nera e l'edizione, più l'edizione rossa è quella nera, di verità, però abbiamo queste e comunque seguiamo quasi tutti, diciamo il 90% degli otaku, dei appassionati di manga, come li volete chiamare, seguono l'anime. Poi c'è quella parte che legge anche le scan e quelle che non legge le scan e non vede l'anime, è un po' strano, però vabbè, e legge solo il manga. Però visto che tu, se tu fai parte delle persone che magari seguono solo l'anime, sai che il manga è molto più avanti e poi ci sono anche le scan, non leggere. Oppure se fai solamente il manga, magari l'edizione gold, non sai quello che è successo perché non segui l'anime, sempre non leggere le note. Cioè, non è così difficile, io non le leggo, non guardo video, mi sembra quando vedo qualche video che parla di Bleach, che parla di qualcos'altro, oppure qualche nota, come ripeto, io non le leggo. O di qualche altro manga anime, ad esempio, io vorrei comprarmi in futuro Soul Eater, vorrei comprarmi di Greyman, quindi non leggo nessuna delle note che trovo. Per esempio, anche sulla mia pagina, le ragazze leggono qualcuna di Greyman, io non leggo le note perché comunque dopo mi farei spoiler e mi rovinerei il manga quando me lo vorrò comprare o comunque l'anime quando lo vorrò vedere. Fatemi sapere invece voi come affrontate gli spoiler, come affrontate le persone che seppure dite oh poverino Naruto è un gingiuriki, poverino che vita, e loro ti dicono spoiler, calcola che Naruto che è un gingiuriki lo dicono dall'inizio, dalla prima puntata. Forse però non sanno che è Jinchuuriki. Oh, vabbè. Comunque fatemi sapere voi come vivete questa situazione in cui tutti vi dicono sempre spoiler, spoiler, anche se dite la frase stupida tipo Sebastian è un maggiordomo. Quindi fatemi sapere voi come affrontate tutto questo. Ci vediamo al prossimo video.